Buonasera a tutti. Questa sera tocca di nuovo a noi, Alessandro Quarta e l'altra lista non pervenuti. Probabilmente hanno paura del confronto, hanno paura di stare qui, hanno paura di far vedere le loro facce. Noi, le nostre sono pulite, le nostre sono oneste, le nostre sono trasparenti e siamo qua. Questa sera inizio io con alcuni altri punti del programma, poi tocca ad Anna Serafino che ci parlerà di alcuni aspetti legati alla cultura, alle politiche giovanili e all'istruzione, e poi chiuderà Ezio alla fine con il suo intervento. Iniziamo con un tema molto sentito soprattutto in questi giorni, che riguarda l'ambiente. Come sapete, Emiliano e Grandaliano, che è il commissario regionale per i rifiuti, sta tentando per l'ennesima volta di svendere il nostro territorio per interessi personali relativamente alla discarica di Cavallino. Noi per l'ennesima volta diciamo no. È stato già espresso un parere positivo da parte della Regione per l'accoglimento di circa 400 tonnellate di rifiuti provenienti dalla Regione Lazio e da Roma, per un controvalore di 1,5 milioni a favore delle ditte che poi si occuperanno dello smaltimento dei rifiuti. Ebbene, noi, lo abbiamo detto l'altra volta, abbiamo fatto 2 comunicati in questo senso, diremo assolutamente no, diremo no, faremo un sit-in giorno 31 prossimo, giovedì pomeriggio alle 17:30, il Comitato Civico per la Difesa della Salute e dell'Ambiente di Lizzanello, insieme ai comuni di Lizzanello, San Donato, San Cesario e Cavallino, organizzeranno appunto questo sit-in contro queste volontà che vengono dall'alto, queste imposizioni che non possiamo assolutamente accettare. Abbiamo dato tanto, abbiamo dato troppo, i nostri figli, così come noi stessi, rischiano la loro salute, rischiano la loro incolumità e non possiamo permettere altri tumori, altre morti per causa dei rifiuti. Così come ci siamo opposti e ci opporremo, l'abbiamo fatto in questi 5 anni, chi ci ha preceduto l'ha fatto negli altri 5 anni, all'ampliamento della discarica di Cavallino, Guarini e Lemate. Ancora non è chiaro come questo ciclo dei rifiuti si chiuderà, si sa solamente che per meri interessi di tipo economico la discarica verrà ampliata, accoglierà rifiuti provenienti da ben 30 comuni della provincia di Lecce ed è assolutamente intollerabile e noi diremo no, l'abbiamo sempre fatto e continueremo a farlo. Così come, già l'abbiamo detto l'altra volta, diremo no a questo impianto sperimentale per lo smaltimento di rifiuti misti cemento-amianto. Ma signori miei, se noi stiamo facendo di tutto per rimuovere l'amianto dalle nostre case, per allontanarlo il più possibile dalle nostre abitazioni, dai nostri tetti, dalla nostra testa, possiamo accettare a nemmeno 1 chilometro di distanza, nella zona artigianale, nella zona commerciale di Cavallino, un impianto addirittura sperimentale, i cui esiti non si conoscono, è appunto sperimentale? Possiamo accettare questo? Anche qui noi diremo un fermo no, anche qui noi ci opporremo e lo faremo in maniera assolutamente ufficiale dal 10 giugno in poi, quando saremo di nuovo amministratori di questo comune. Chiaramente tutto ciò passa da un'intensa attività anche di sensibilizzazione che noi intendiamo attivare da qui a pochi giorni per le vostre case, nelle scuole, e questo anche in merito a quello che secondo noi è di fondamentale importanza, ovvero all'incremento della percentuale di raccolta differenziata. L'abbiamo già detto un'altra volta, è importante che il nostro comune superi dei valori che sono considerati come base, come standard,
ad al di sotto dei quali sicuramente il livello di inquinamento cresce da una parte e dall'altra l'imposizione della TARI, della tariffa sui rifiuti, è molto alta. Per cui noi promuoveremo tutta una serie di iniziative di concerto con gli altri consiglieri e con gli altri candidati, in maniera tale da, ripeto, promuovere il più possibile, diffondere il più possibile il senso civico, il senso dell'ambiente, il senso del rispetto della natura e, come dicevo, migliorare anche quella che è la percentuale di raccolta differenziata, che sicuramente migliora anche le nostre tasche. Sempre in merito al discorso dell'amianto, l'avevo accennato qualche giorno fa, lo ribadisco oggi, abbiamo candidato nuovamente il nostro comune perché abbiamo intenzione di intercettare un finanziamento per poter rimuovere l'amianto che è ancora rimasto nelle nostre abitazioni. Un primo intervento è stato già fatto 3 anni fa, lo ribadiremo fortemente, pubblicheremo, daremo massima informazione in questo senso, metteremo a disposizione gli avvisi e i modelli in maniera tale che ciascuno di voi che ancora ha nelle proprie case, nelle proprie abitazioni, le onduline, l'Ethernet, eccetera, in amianto, e quindi ciascuno di voi potrà definitivamente eliminare l'amianto dalle proprie abitazioni. Sempre in tema di ambiente e di energia pulita, abbiamo candidato il nostro comune a un bando per l'efficientamento energetico della pubblica illuminazione che ci consentirà, io credo da qui a non più di un anno, di sostituire tutti i corpi illuminanti e installare lampade a LED che, come sapete, comportano un risparmio significativo in termini da una parte economici e anche energetici, e dal punto di vista proprio prettamente economico per le casse comunali questo vuol dire uno sgravio di circa 50.000 euro che poi potremo utilizzare diversamente per migliorare la nostra comunità, e noi siamo convinti che già nella seconda metà dell'anno prossimo questo progetto verrà realizzato, finanziato, realizzato, e quindi potremo trarre giovamento da questo. Ancora ribadisco il fatto che stiamo per realizzare un centro comunale di raccolta dei rifiuti nella zona artigianale del nostro comune per con l'obiettivo di migliorare la raccolta differenziata, e qui tengo a dire che sarà un centro assolutamente controllato, videosorvegliato, con l'ingresso attraverso badge magnetici, quindi sicuramente non sarà una discarica a cielo aperto e comunque non si possono conferire rifiuti umidi, quindi solamente inerti e tutto ciò che può rappresentare raccolta differenziata. Stesso discorso faremo, perché la Regione ci ha messo nelle condizioni di fare lo stesso discorso anche a Galugnano, appena individueremo l'area adatta, lo stesso ecocentro verrà realizzato a Galugnano con l'obiettivo appunto di incentivare la raccolta differenziata. Un altro progetto di importanza molto rilevante riguarda la realizzazione, il potenziamento della rete pluviale urbana, della fognatura bianca. Abbiamo approntato 2 anni fa un progetto di circa 2 milioni e 400 mila euro che riguarda, credo che stiano proiettando adesso le vie principali, riguarda sia San Donato sia Galugnano, e per ridurre le problematiche inerenti ai fenomeni di allagamento e di rischio idrogeologico. Saluto Paolo Perrone che vedo questa sera qui con noi. Dicevo, per ridurre il rischio di allagamenti nel centro abitato, in particolare un primo stralcio funzionale riguarderà Galugnano, in particolare la zona delle Pozze, la zona di Via Garibaldi e la zona inerente la parte del centro storico, perché ci siamo accorti che spesso quelle zone sono soggette a fenomeni di allagamento. Abbiamo candidato questo progetto alcuni giorni fa e già a settembre crediamo che potremo raccogliere i primi frutti di questo importante finanziamento di circa 900.000 euro.
Un ultimo punto che toccherò oggi e poi mi fermo riguarda la rigenerazione urbana sostenibile. Abbiamo, come sapete, penso sapete, abbiamo ottenuto un finanziamento di 700.000 euro insieme ad altri comuni di un raggruppamento che ricomprende San Cesario, L'Equile e San Pietro in Lama, e con questi soldi intendiamo riqualificare la biblioteca comunale, un importante patrimonio storico, artistico e culturale, e anche un importante risorsa per quanto concerne la disponibilità di libri, ben 8.000 titoli che vanno riqualificati, che vanno rivalutati, anche nell'ambito di un progetto congiunto con l'Istituto Tecnico Agrario di Lecce e dell'Università del Salento, con il quale intendiamo promuovere attività culturali e soprattutto per l'Istituto Comprensivo di San Donato e di Galugnano. Lo stesso intervento ricomprende anche la realizzazione, o meglio il completamento del basolato di Via Roma, che è un progetto nato nel lontano 2009 e che finalmente troverà il suo compimento, così come la realizzazione del basolato di Via Annunziata di Galugnano nell'ambito dello stesso progetto di rigenerazione urbana, in maniera tale da riqualificare in maniera significativa i nostri centri storici, ma anche le vie principali del paese. Io per questa sera mi fermo qui. Adesso lascio la parola ad Anna Serafino, che appunto ha qualcosa da dirvi in merito a quelle che sono le politiche culturali e giovanili per la nostra comunità. Ribadisco con forza la necessità che voi tutti, anche oggi, molto...